Salve! Per fare un buon spezzatino con patate ci vogliono delle buone patate, della buona carne per fare lo spezzatino, dell'ottimo vino, del buon guanciale, del mollardo e un pochino di paprika. Quindi, bando ai cianciotti, facciamoci sto spezzatino con le patate. Via! Allora, come spesso accade, cominciamo con una dose generosa di olio. A cadere così molto 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 bene. Ale. Poi ci prendiamo il lardo. Ne prendiamo un bel pezzo. Così, sì. La cotica, perché sprecarla? Mettiamola lì. Questo è troppo. Pezzettoni grossi, riconoscibili successivamente. Poi, visto che la carne è magra, ci mettiamo un bel fettone di questo stupendo guancialotto. Gli togliamo il rancichino, il prodotto artigianale. Anche questo riconoscibile. Molto molto bene. Un paio di manciate di sfrigolo. E prepariamoci questo bel pezzo di ciccia. Diciamo che ce ne facciamo andare così. E lo facciamo a pezzi. Non troppo grossi, ma neanche troppo piccoli, perché si devono cuocere con lo stesso tempo delle patate, se no facciamo un inguacchio. Seguiamo un po' le venature della carne. Ci siamo. Un pochino di sale grosso. Ci mettiamo tutto questo bello sopra intanto. Un pochino di paprika. Altro sale. Intanto lui si cuoce con i vapori, dopo rosola. Un goccino d'olio e ci prepariamo la patata. Pezzi grossolani, perché questa deve reggere di più in cottura, sennò poi lei si cuoce troppo rispetto alla carne, invece se il pezzo è più grosso resiste un po' di più. No? Allora, se la carne fosse molto tenace, un consiglio che do quando usate magari musco, questa è la carne di sottoscapolare, quindi non ha grossi problemi, però se fosse un pezzo molto tenace, fatevi un po' di brodo vegetale, casomai allungate col brodo vegetale. In questo caso non serve, ci basta il goccetto di vino che ci andiamo a mettere fra poco. Noi adesso stiamo aspettando che il fondo rosola,
la carne comincia a prendere il suo calore, gli diamo una saltatina e una mischiatina. Che trionfo dei colori, che meraviglia. A lato e non sopra, l'umidità data dal vino. Come spesso accade, aspettiamo che il vino venga su e si sente. Ho detto alto, turbo, vai. Poi diciamo che senza che vi faccio tutto stantrullo, tanto lo sappiamo, mettiamo il coperchio, chiudiamo, ci vediamo fra due ore. Dopo lenta e inesauribile cottura, lo spezzatino è cotto. Ho fatto a tempo a cambiarmi, ho fatto a tempo a rinfrescarmi perché ci ha avuto il tempo. Ma vedete, la patata è rimasta integra perché l'ho messa sopra. E alla fine gli ho dato una saltata. E adesso, come da uso solito e fantastico, faremo un test. Ci prendiamo un pezzettino, vedi che c'è il lardo riconoscibile. Eccolo. La patatina, un pezzetto di ciccia, là. Un bel trio monnezza qui, fame, sonno e debolezza. Mi accingo. Aspetta un po'. Allora, il lardo è diventato una consistenza inebriante. La patata è buonissima, la ciccia fantastica. Si squaglia in bocca. Quando uno ha un pochino di tempo, invece di fare sempre solide fettine e bistecche, facciamo anche spezzati, bolliti, stufati, brasati. Usiamo anche quei tagli che A, sono meno costosi, B, sono molto più saporiti, C, si sviluppano un po' la voglia di fare qualcosa di diverso, no? Mangiare diverso è sempre buono. Intanto a tutti buon appetito e viva lo spezzatino con le patate.